Sarà l'Abruzzo ad ospitare la 14ª edizione del Festival nazionale dei borghi più belli d'Italia il 9, 10, 11 settembre prossimi ad Abateggio e Caramanico Terme, ma nel contempo si stanno attuando delle iniziative, per così dire, di avvicinamento, come quella che si svolgerà sabato prossimo a Pettorano sul Gizio. Lo hanno annunciato il sindaco Antonio Carrara e il presidente dei borghi più belli d'Italia per l'Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco, che ascoltiamo. Si inizia intanto con un progetto di livello nazionale che guarda l'Abruzzo con particolare interesse, perché portare il Festival nazionale in Abruzzo è stata una, diciamo, esperienza importante e utile non solo all'Abruzzo ma anche all'Italia, perché l'Abruzzo in questo modo verrà conosciuto meglio dal punto di vista dei borghi più belli certificati. Abbiamo iniziato a Santo Stefano il 2 e il 3 di dicembre con il primo evento di avvicinamento e adesso andremo a Pettorano sul Gisa, a Pettorano dove con il sindaco abbiamo condiviso qual è l'elemento su cui poggiare la valorizzazione del borgo in modo particolare e abbiamo deciso appunto di valorizzare la polenta, che tra l'altro quest'anno ricorre i 60 anni di questa sagra, insieme ai mugnoli, che è un ortaggio che loro stanno da tempo in qualche modo valorizzando e quindi verrà fuori un prodotto di qualità, un'eccellenza esclusivamente tipica di Pettorano. Aggiungo che in questa esperienza di Pettorano avremo due comunità regionali, le Marche e il Veneto, dove abbiamo due comuni, Moresco per le Marche e Follina per il Veneto, i cui sindaci verranno proprio a presentare la loro polenta tipica. Quindi ci sarà anche una sorta di gemellaggio culinario, così come avremo l'alberghiero di Roccaraso che farà lo show cooking rispetto appunto alla polenta nella loro idea più variegata possibile. Ma avremo anche un convegno il pomeriggio con esperti che parleranno appunto della materia specifica della polenta insieme ai mugnoli. Non solo ospiti il colonnello dell'aeronautica Daniele Moccio e la madrina Benedetta Rinaldi. Poi c'è l'evento nazionale. L'evento nazionale che si terrà, come abbiamo già detto in altre occasioni, il 9, 10 e 11 settembre. Il 9 settembre ad Abateggio, l'inaugurazione, e il 10 e l'11 a Caramanico Terme, dove avremo i 330 comuni italiani certificati con i loro stand, i loro, diciamo, prodotti, soprattutto le loro, come dire, bellezze da conoscere, ma saranno anche 3 giorni intensi perché avremo personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dell'arte, dell'imprenditoria, dell'economia, che verranno a parlare di turismo di qualità nei borghi certificati.